che ognuno di noi sentisse il respiro degli altri. Siamo cattolici, ortodossi, evangelici, ebrei, musulmani, buddisti, induisti, uomini e donne di buona volontà. Arriviamo da paesi diversi, ma ci piacerebbe parlare tutti la stessa lingua. È la lingua dell'amore. E la lingua dell'amore trasforma il corpo, fa diventare lo sguardo trasparente, fa parlare il cuore. Oggi nessuno di noi griderà. Piazza la voce debole, nel silenzio si possono dire tutte le cose che abbiamo nel cuore. Ma oggi sarà per molti di noi l'incontro più importante della nostra vita. Oggi per molti di noi sarà un nuovo inizio. Vorrei tanto che il mondo non fosse tutto pieno di rabbia. La cosa che mi fa più paura è la cattiveria con cui le persone si trattano. Sono scappata dalla mia famiglia perché vogliono farmi sposare, ma io ho solo 11 anni. Quando ero più piccolo ho fatto parte dell'esercito in Uganda. Alle bambine facevano delle cose brutte. Un bambino ha sparato a una donna e lei continuava a dirgli: figlio mio, che male ti ho fatto? Le mie amiche sono tutte belle e magre come le donne della televisione. Io mi faccio schifo, sono una ciccione, sono enorme. Io domani non mangio più. Ieri a scuola un mio compagno mi ha detto una brutta parola. L'ho raccontato a mio padre. Lui dice che domani devo picchiarlo. Se non lo farò, quando torno a casa, mio padre picchierà me. Maestra, potresti dire a mio papà e mia mamma che per andare d'accordo basta che parlano e poi fanno la pace? Dicono che vogliono separarsi. E io? Mi posso separare a me? Ho due fratelli e una sorella. Ma mia mamma dice a tutti che ha solo 3 figli, perché uno dei miei fratelli non cammina e non parla, e lei non vuole che si sappia. Il 30 ottobre dobbiamo andarcene dalla nostra casa, perché i miei genitori non hanno più soldi per pagarla. Sono triste perché il giorno dopo è il mio compleanno. Ci hanno portato alla scuola e ci hanno fatto vedere come usare le armi. Se Dio mi dà la forza, da grande diventerò un kamikaze. Nella casa dove vivevo io, voi italiani non potreste viverci. Non abbiamo neanche un pavimento, solo terra battuta. Niente letto, niente cucina. La notte accendiamo un fuoco. Ci sono dei topi così grandi che ti possono staccarti una mano. Dicono tutti che sono una secchiona. I miei compagni cominciano a ridere appena spunto nel corridoio. Fanno finta che non esisto. Io non voglio più andarci a scuola. Quello è mio cugino. E lui fa la droga. Caro Babbo Natale, puoi regalare un lavoro a mio papà, che è sempre triste? Mio papà ha una bottiglia nascosta. Quando mamma non vede, beve. Mi ha detto di non dirlo alla mamma perché è un gioco segreto. Ma che gioco è?
Ma che gioco è? Ci chiedono i bambini. Guardano noi adulti e ci chiedono: ma che gioco state giocando? È importante che, confrontandoci sul tema della coscienza, sappiamo valutare, giudicare noi stessi per le nostre azioni. La speranza c'è. Nella mia vita il mio buio è stato l'egoismo della droga, di non ascoltare niente, di volere la ribellione, di pensare che potevo fare tutto quello che volevo. E poi un giorno, quando ormai ero proprio disperato, ho incontrato madre Elvira, si è rivolta a me e mi ha chiamato: ehi tossico, cosa stai facendo? A chi stai baccagliando i soldi? Vieni in comunità che ti salvo. Arrivando in comunità ho trovato dei fratelli che mi hanno amato, aiutato, però senza togliermi le responsabilità. Mi hanno fatto capire che la vita è bella, però ancora più bella è la vita pulita. E ancora più bella è la vita donata. Tu vuoi capire che se si ascolta la coscienza il mondo davvero può cambiare, perché cambiamo noi. Tornando da Piumarale, sulla mia banda c'era un piccolo libricino, era il Vangelo. Però io mi vergognavo perché temevo il giudizio dei compagni di stanza, perché nella malavita non devi essere di facili sentimenti, devi essere spietato, freddo. Allora il Vangelo non c'aveva niente a che fare con me, no? Bisogna avere il coraggio di ragionare con la propria testa. Sono salito su questa banda, ho sfogliato questo libricino e nelle ultime pagine ho trovato scritto per tre volte il mio nome: Davide, Davide, Davide. Per un attimo veramente questo fatto mi ha affascinato. Il fatto che il mio nome stesse in quel libro, so che quel libro parlava di una possibilità di cambiamento. Ma perché la mia vita è cambiata? Perché un giorno un ragazzo è venuto nella mia vita e ha detto: tu dove dormi stanotte? Tu perché puoi mangiare? Io no. Perché io sono nella mala vita e tu no? Queste domande mi hanno fatto capire che se io nascevo in un certo villaggio africano sarei stato uno schiavo. My name is Mike Mwenda and I was born in 1990. Il mio nome è Mike Mwenda e sono nato nel 1990. Sono vissuto sui marciapiedi delle strade, nelle stazioni dei treni e nelle discariche dell'immondizia. Io non posso descrivere le notti vissute in strada, il fuoco fatto con un po' di carta o di plastica scalda soltanto la superficie della pelle, ma non arriverà mai a scaldare il cuore di un bambino che ha bisogno di essere protetto e amato. When I look at this world, I think we must learn to love each other or we all perish. Quando guardo a questo mondo, io penso che noi dobbiamo imparare ad amarci gli uni gli altri, oppure periremo. The streets must become not a nightmare. Le strade devono diventare non un incubo, but the place of togetherness. Ma il luogo in cui essere insieme, togetherness. Where people must meet. Dove le persone devono incontrarsi. Looking each other's eyes and build a new world. Guardare nei rispettivi occhi e costruire un nuovo mondo. Cosa ti ha insegnato?
che la vita merita di essere vissuta in ogni circostanza. Cerco di ricordarmelo ogni volta anch'io perché è difficile, tutti noi abbiamo dei problemi, tutti noi abbiamo la voglia di dire basta, siamo stanchi, non ne puoi più, o di lamentarti. Però proprio perché vai a cercare la sofferenza? Perché nella sofferenza vedi l'essenza più profonda della vita, vedi l'essere umano ridotto al suo nucleo e che ha ancora voglia di vivere. A me l'America Latina ha insegnato che c'è ancora e che ci deve essere sempre la forza di sperare, anche contro ogni speranza, che è la cosa più difficile. Noi abbiamo sofferto e siamo stati massacrati durante il genocidio del 1915 insieme con il popolo armeno. Dopo quelle date lì, comunque, sempre abbiamo sofferto. Io sono nata in quella zona lì e sono vissuta e ho visto tutto quello che è accaduto al nostro popolo. Però ho pensato che noi non possiamo scappare e quindi la terra e quella terra e quella zona lì appartiene a noi. In questo caso perché dobbiamo scappare sempre? Ti sei laureato, sei tornato a casa, poi hai trovato un lavoro e ora sei il sindaco della tua città. Che cosa significa questo? Ho dimostrato a tutti i giovani, alle ragazze e ai ragazzi che c'è la possibilità. Come danno una parte che ho detto lì a Fede nel generale medio. Ripeto ancora una volta, questo non l'ho fatto per me, ma è per il mio popolo arameo. Diceva il grande Candido Cannavò, le mie braccia sono rimaste in cielo, ma nessuno ha fatto tragedie. E loro mi hanno accolta come un grande dono d'amore, come io dico sempre, ogni genitore dovrebbe accogliere un figlio. Con la cosa forse più naturale, più spontanea, è che è l'amore. Di piangere con chi piange, un cuore di bambino, lascio andare il tempo senza perderlo. Coscienza, non imbrogliate ogni istante di vita e poi ogni lacrima che avrò fanno strada in me all'uomo. Pagare le tasse, le tasse sui sogni, coscienza e scegliere il perdono, perché il rancore genera solo in lui, coscienza e studiare l'impegno. Coscienza e farsi gli ospedali, luoghi nei quali il malato non è un numero, ma una persona. Coscienza e farsi del carcere, un'occasione di rinascita, oggi non è così. Coscienza e non tradire mai.
padre lo speranza. Fatevi dire in mezzo a voi gente che fa fatica. E un mondo nuovo lo possiamo vivere. Un mondo nuovo dove noi diventiamo gli occhi del cielo, dove lo zoppo ha sempre una spalla che lo occhierà. Dove il pesco e il casco si rivolgono più male. Un uomo deve essere umano, ma deve avere l'età dei nostri sogni. Questo momento che chiamiamo la restituzione è il momento che ognuno di noi comincia a mettersi dall'altra parte, non da quello che riceve, ma da quello che comincia a dare. La restituzione è soprattutto la vostra vita che adesso, carica di una giornata come questa, si rilancia per il futuro. Mi chiamo Samia e sono una volontaria della finale dell'incontro al Giordano. Ad avvento per il mosaico del Luciano mi impegno nell'aiutare i bambini disabili della nostra scuola e cerco di farlo ogni giorno, non guardando le differenze che ci sono tra noi, di costumi, di modo di pensare, di fede, perché sono convinta che insieme possiamo costruire una vita buona per tutti. 4 anni fa mi è stata diagnosticata una malattia rara e il mio impegno è quello di viverla nel modo più sereno possibile, avere un sorriso come tutti gli altri, perché donare un sorriso è la cosa più bella che uno possa fare. Vogliamo essere persone non straordinarie, ma normali, amici veri e fedeli, verso i nostri coetanei, verso chi è più in difficoltà. Quello è di Elena, brasiliana, Arsenale Esperanza, i numeri di... Il impegno per i bambini del quartiere dove siamo e anche fare volontariato insegnando il portoghese ai tanti emigranti che stanno arrivando in questo periodo in Brasile. Adesso ci impegniamo per diventare sacerdoti santi. E mi sto impegnando a studiare, a lavorare con serietà, con onestà, con dedizione per essere un buon medico, sempre a disposizione. Mi chiamo Rosa e mi chiamo Direttore da calcio con onestà e compassione. Combattere l'abitudine, la fatica, essere fedeli l'un l'altro. E da 10 anni abbiamo imparato a vivere con la porta aperta. Il mio impegno è quello di non voler fare la mia vita.
silenzio un momento, devo dirvi una cosa importantissima. Il silenzio. Il silenzio. Vi voglio bene. Cosa dobbiamo fare? Grazie.
tutte le cose avvengono solo se noi le vogliamo. Siamo entrati dentro il 2 agosto dell'83, noi non avevamo una lira in tasca, eravamo una quindicina di ragazzi che avevano un sogno di abbattere la fame nel mondo, e quindi il nostro scopo era di raccogliere dei soldi da dare ai missionari o quei gruppi che lavoravano per lo sviluppo. Ma perché poi siamo diventati quello che siamo diventati? C'è una cosa mille volte più complicata di come quando siamo partiti. Perché la fedeltà ci ha fatto compagnia e ogni problema è diventato un'opportunità. Noi eravamo dei ragazzi senza arte né parte, le Brigate Rosse, ragazzi, andate a vedere su internet che pasticci hanno combinato, quanti morti, quante centinaia di quante migliaia di anni già hanno fatto in carcere, cioè vite sprecate. Hanno chiesto a noi di entrare in contatto con loro. E il segreto dell'arsenale non è che noi siamo stati bravi, che abbiamo avuto dei soldi, noi non abbiamo mai avuto soldi, ma siamo stati fedeli e ogni problema è diventato un'opportunità, perché se non eravamo capaci, e non eravamo mai capaci, chiedevamo a chi era capace di insegnarci. Quindi abbiamo avuto e abbiamo tuttora lo spirito di allievi, non maestri, allievi. Poi se si diventa maestri va benissimo, ma lo spirito deve esservi allievi. Quindi la lettera della coscienza, se tu ci credi, noi siamo più o meno 100 stasera, 200, se 199 non ci credono, tu puoi dire io lo faccio. Se 199 dicono che si è fesso, tu guarda bene, vedremo. E se tu sarai costante, tu sarai quella luce che annulla il buio. Semplicemente, a Napoli il 4 ottobre noi eravamo venuti con l'idea di non alzare la voce, di non condannare nessuno. Ma noi siamo una piccola luce, la luce annulla il buio. Non c'è bisogno di dire che siamo contro, no, noi siamo a favore della pace. Noi siamo a favore della giustizia, siamo a favore che i giovani possano prendersi da vicino, la mamma di Salvatore, la mamma di Peppe Diana, sono stati tre incontri di una commozione incredibile, sono andato a ringraziare padre Vittorio, don Vittorio di Scampia, e stasera siamo venuti per ringraziare voi. E poi se in mezzo a voi, se la situazione ci fa nascere qualcosa di particolare, se noi pensiamo che sia Dio a volerlo, noi diremo di sì. Ma siamo venuti prima di tutto per ringraziare. Bibbia di suo figlio, mamma mia, una cosa che non avrei né immaginato, né sognato, né chiesto, è avvenuto e oggi per me la vita è cambiata, ancora di più, perché avere questo libro di preghiera tra le mani di un martire, mamma mia, e quindi so che questo libro ogni volta che lo vedrò mi farà compagnia, perché io sono sempre in compagnia della Bibbia, ma mi cambierà ancora la vita, io ne sono d'accordo. Quindi il mondiale voi avete toccato con mano. Se lo lasciate soltanto come un grande evento, è passato un'occasione inutile. Ma per molti di noi, per moltissimi di noi, noi stiamo già preparando il prossimo mondiale sulla scia di questo. Il prossimo mondiale avrà come titolo Ascolta. Ascoltare. No? E credo che sarà ancora una cosa ancora più profonda,
perché a Napoli c'è, a Napoli abbiamo imparato tante cose, abbiamo visto tutto, luce e ombre, ma è la luce che ci serve, le ombre, se c'è la luce si sciogliono. Sono Marco, tu Marco. Ernesto, nella tua vita io vedo che si stagnanetta una realtà, il sogno, che non resta sogno ma diventa realtà. Ecco, è quella cosa che mi fa sempre impressione, da ormai 50 anni di storia alle spalle, e tutto parla di te, quello che hai potuto fare, l'hai creduto innanzitutto, l'hai fatto poi dopo. C'è in te una coerenza con l'impossibile. Perché tu vedi l'impossibile, ma poi in qualche modo, non so come, quali strade, dai forza e le vivi queste cose, le realizzi. Ecco, io vorrei che tu inoculassi in tutti noi proprio questa forza, perché lo stai già facendo, vuol dire, con tutto il mondiale l'ho fatto, lo fai adesso, stasera con le tue risposte, ma vorrei proprio il quid, la quintessenza del tuo, cioè dove trai questa forza, questa è la domanda che ti faccio. Ma non lo so, so solo che un problema, io pochi giorni fa ero in Brasile e in Brasile mi ha insegnato un proverbio che per me è una sfida ogni giorno. La strada si apre camminando e io il 90% delle cose che ho fatto le ho fatte quando ero zoppo, quando ero arrabbiato, quando non c'avevo voglia, quando avevo tutti i motivi per dire basta. Ma c'è sempre stato qualcosa dentro di me che mentre dicevo basta, io camminavo lo stesso. Quindi ho scoperto veramente anch'io che nei momenti più difficili uno può camminare. E poi capita una cosa interessante. Io in qualche cosa mi stimo, in qualche cosa ho detto, perché io posso testimoniare me stesso che la maggior parte delle cose che faccio non mi piace farle. Pensate che può sembrare una barzelletta. Quando io ho cominciato questa storia, chiedo scusa, dovevo dire che avevo il telefono acceso, e invece lo mettiamo. Quando ho cominciato questa storia, io pensavo che la mia storia era soltanto raccogliere dei soldi, pubblicare i bilanci, non abbiamo mai detto a nessuno si fidi di noi, no, 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 controlli il bilancio. E quindi io pensavo che ero bravo a raccogliere soldi perché non li ho mai rubati, li ho sempre contabilizzati, e quindi quando i miei amici hanno voluto che io diventassi responsabile, cioè presidente, no? Diciamo che io non volevo mica, perché i miei io non volevo mica, ma veramente, anche se ho fondato il Servio, io non volevo mica, perché avevo degli amici molto più bravi di me.